Prefettura di Agrigento, avanguardia del Ministero dell'Interno. Consuntivo e iniziative tra 2014 e 2015. L'intervista a Nicola Diomede. Gloria Scafè. Partiamo dal dato che a conclusione del 2014 ha caratterizzato la città di Agrigento. Il 107° posto, dunque l'ultimo per qualità della vita. La notizia si apprende dalla classifica annuale del Sole 24 Ore. Agrigento tiene il monopolio delle pessime prestazioni circa la categoria servizi, affari e lavoro e tempo libero. Il freddo dato statistico riceve una sterzata nel settore dell'ordine pubblico che vede la città risalire al 29° posto, posizione che include anche il basso numero di divorzi. Nel quadro del 2014 la situazione che più di tutta ha esposto la provincia di Agrigento in prima linea è il fenomeno dell'immigrazione, fenomeno che investe tutta l'isola e che ha impegnato l'intero apparato amministrativo e tutte le forze dell'ordine locali. Contenerlo è stato possibile grazie alla solidarietà umana e alla rete di collaborazione che ha coinvolto anche la popolazione civile e i volontari. La migrazione è un fronte delicato perché richiede molta attenzione e molta sensibilità dal punto di vista della, dicevo prima, della solidarietà umana. In questo senso io devo assolutamente dire che tutte le varie componenti, devo ringraziare il Dipartimento regionale a protezione civile, la Croce Rossa Italiana, tutte le associazioni di volontariato che ci collaborano, le varie comunità che poi ospitano. Tutto questo deve poter venire all'interno di un sentimento, sentimento solidaristico. Questo deve caratterizzare. In questo il fenomeno è sicuramente importante ed è complesso. Nel bilancio degli episodi in provincia di Agrigento che hanno richiesto il lavoro coeso delle forze dell'ordine con risultati significativi, il prefetto cita l'allarme furti di rame. Da marzo a giugno il fenomeno di furti di rame in questa provincia ha raggiunto livelli tragici proprio dal punto di vista poi dell'erogazione, della fruizione dell'energia elettrica da parte del cittadino. Riguardando la gente, ho visto che io la prima riunione la feci tipo verso metà febbraio, ci si è lavorato, i risultati poi sono arrivati a luglio. Ma perché? Perché le forze di polizia hanno lavorato molto sul piano proprio investigativo per stroncare il fenomeno e non semplicemente per correre dietro ogni singolo episodio. Ecco, questo è stato un buon risultato. Il prefetto interviene inoltre sulle tensioni sociali che investono il tessuto cittadino. Alcune di queste sono legate alla eventuale maggior presenza di migranti rispetto a quelli che sono adesso e su questo si sta lavorando, dichiara Diomede. Le tensioni sociali riguardano inoltre il mondo occupazionale, posti di lavoro che si perdono e nella provincia Italcementi ne è un'espressione. Le tensioni riguardano anche la sfera disoccupazionale, dunque i precari, aspetto attenzionato dallo stesso prefetto, così come l'allarme piogge. Il problema dei precari nell'ambito degli enti locali è qualcosa un problema su quale si è in tandem assoluto con i sindaci lavorato il più possibile. Speriamo che questa attenzione sociale si stemperi attraverso quelle che sono poi le iniziative date dal governo. Tensioni sociali legate a avvicinare il periodo delle piogge, allora siamo, come dire, allerta, siamo in contatto con i vigili del fuoco e anche con la protezione civile proprio per mantenere un livello di preavviso interno nostro alto per poter poi, sperando che nulla succeda, eventualmente intervenire in maniera tempestiva e adeguata.